da una neopromossa ad un'altra. Buon pomeriggio dal centro sportivo La Coccinella, seconda giornata del campionato regionale di Serie C femminile. La Coccinella affronta e fa l'esordio casalingo la Vis Virago per quanto riguarda la seconda giornata del campionato regionale. Lo parte intanto in questi istanti il confronto con i primi tocchi di palla ad opera della formazione di casa. Trova la possibilità per scambiare con Sbarra, ancora Vitale, prova a girarsi, provare anche la conclusione, percussione sulla corsia, poi Vitale si cerca un varco, se ne prova ad andare, scivola Di Lorenzo, ancora Vitale, si gira e c'è Sbarra, la possibilità per colpire, poi perna il pericolo dalle parti della Coccinella. Adesso c'è il tiro di Baldasseroni. Bonelli apre per Sbarra, prova la possibilità per dare il colpo a Baldasseroni che colpisce, trova il palo, calcio d'angolo, Sbarra, Baldasseroni prova ancora Maglione. Arriva Baldasseroni, prova a concludere, anzi era più una triangolazione con De Pace, autunnale, Di Lorenzo, gli sfugge il pallone a De Pace, poi ancora la risposta di Maglione. Baldasseroni prova con il mancino, la possibilità ancora per la Coccinella, adesso ancora con D'Alessio verso Di Lorenzo, la palla che danza davanti a Zavettieri, poi in due tempi ancora Iello, però è adesso Lucci che prova anche a ripartire con De Pace, ancora Vitale si libera, Mastro Francesco, adesso è Aiello, prova a fare tutto da sola, ad andarsene, prova anche a calciare, Zavettieri gli dice di no. Tocca l'1-2 con il piede destro e sinistro, poi alza verso Vitale in area e poi Sbarra sbaglia un gol praticamente più facile di quanto sembrasse. Adesso cerca coinvolgimento di fronte e c'è Miccio che prova la conclusione, Mastro Francesco che allontana, poi però palla firmata da Micheli. Baldasseroni colpisce, c'è Maglione che la vede arrivare, fa riorganizzare le altre componenti del quintetto romano, possibilità e palla che sfugge a Maglione, grande ingenuità e c'è Sbarra che sblocca il match. Baldasseroni in scivolata, Miccio allontana, Micheli il piattone, Vitale sta per girarsi con il tacco, colpisce il palo Maglione, Vitale, palla in mezzo, Baldasseroni, il gol del raddoppio della Vis Virago. Zavettieri davanti, c'è soltanto Vitale, D'Alessio, Aiello, D'Alessio, poi la possibilità comunque a Baldasseroni, lo scambio con Capitan Mannocci e D'Alessio da sola prova a calciare il diagonale. Baldasseroni se ne va da sola, prova anche la conclusione, calcia, ci mette una mano Maglione, D'Alessio così e c'è il tiro da parte di Lorenzo rabbiosamente che non trova la rete, ancora la Coccinella, la finta con il corpo per Di Lorenzo, palla a mezzo, arriva tardi Miccio per chiudere, Di Lorenzo, ancora D'Alessio, la finta con il corpo, Di Lorenzo si prova a tu per tu, si trova a tu per tu con Zavettieri, arriva a questo punto anche il fischio di Savastese, la corsa di Di Lorenzo, la palla respinta da Zavettieri, D'Alessio perna, Miccio in mezzo, ancora Di Lorenzo, un colpo di testa lontana Vitale e arriva il triplice fischio finale, la Vis Virago come le 7 giorni fa vince per 2-0 questa volta fuori casa qui al centro sportivo La Coccinella battendo la formazione di Carlo Pontecorvi, decidono i gol di Sbarra e Baldasseroni nella ripresa.